come aveva annunciato a fine anno Beppe Grillo. Il blog cambia di fisionomia smarcandosi dall'attività parlamentare dell'M5S che continua nel suo sito e impegnandosi con video, conferenze e attività. Questo sarebbe il primo passo che sancirebbe l'allontanamento dalla casaleggio associati. Ma Luigi Di Maio assicura. Qualcuno spera che si faccia da parte ma il movimento non cambia. Grillo è una grande forza e risorsa, la P grande che abbiamo. L'annuncio nel discorso di fine anno, mentre il blog delle stelle si occupa sempre di politica locale e internazionale, quindi dei nostri parlamentari e dei nostri portatori di beneficio alla nazione. I nostri portavoce, il blog Beppe Grillo, ossia io, ANDR un po', in giro per il mondo con video conferenze. Sono andato a vedere un po' di conferenze, appunto, sulle smart city. Parleremo di robotica, parleremo di intelligenza artificiale, internet delle cose, insomma, un po' di visione, affermava nel discorso di fine anno, secondo fonti interne. Il garante del movimento si starebbe ora chiedendo quale ruolo debba avere in futuro oltre le etichette nell'M5S. L'impegno a teatro nel frattempo. Ora che il movimento maturo per poter camminare da solo, lui rimane il garante, de facto come scritto anche nel nuovo Statuto 5 Stelle. Il comico cos libero di smarcarsi e tornare sui palchi. A fine gennaio sarà in turno a Mestre e a Cesena. E il 23 e 24 febbraio sarà a Roma. La sua voce, comunque, si far sentire promette le M5S. Non mancherà l'appuntamento. Di Maio. Nessun allontanamento dall'M5S. Sulle voci di un possibile allontanamento interviene Luigi Di. Maio. Qualcuno spera che Beppe Grillo si faccia da parte, ma il movimento non cambia. Grillo una grande forza e risorsa. La P grande che abbiamo. Sar con noi in questa campagna elettorale e anche dopo. E resta il garante del movimento anche nel nuovo statuto che tutti potete leggere. Afferma il candidato Premier del Movimento 5 Stelle. Il movimento sempre quello di Beppe e Gianroberto. Anche se Gianroberto non è qui con noi.